Il Teramo torna a flirtare con il successo, il primo del nuovo anno. Tre punti pesantissimi che valgono doppio perché ottenuti contro una diretta concorrente, Rimini di Marco Martini, ex attaccante del Pescara, al primo stop dopo tre risultati utili consecutivi. Decide Fiordaliso a fine primo tempo. Debilitato dall'influenza, Lewandowski parte dalla panchina. Esordio assoluto dunque per il portiere Gomis, ma anche per il terzino sinistro Gennaro Armeno, classe 94, ex Regina. Solito 3-5-2 davanti il tandem Zecca-Infantino. Romagnoli schierati specularmente, ben tre gli ex, Piccioni, Ferrani e Palma. Fase di studio iniziale e ghiotto shots per Zecca che spreca faccia a faccia con Giacomo Nava. Due minuti più tardi ci prova Piccioni, soprattutto Valerio Nava. Ottimo l'inserimento, ma sinistro da dimenticare. Al 34esimo Proietti rischia su Piccioni, girato dall'ex biancorosso Caidi e provvidenziale. Guai muscolari per Zecca, costretto ad abbandonare il proscenio. Al suo posto Sparacello, subito in evidenza su cross di Ventola. L'ex Virtus Francavilla precede il suo dirimpettaio, ma non trova la porta. Prodromi tuttavia del vantaggio. Assist intelligente dello stesso Sparacello e colpo di testa vincente di Fiordaliso. Secondo sigillo stagionale per il classe 99 di proprietà del Torino, sempre più protagonista. Decisivo in fase difensiva un minuto più tardi. Perfetta infatti la chiusura su Piccioni, come un gol fatto. Avvio di ripresa, De Grazia rifinisce splendidamente per Infantino che si divora il 2-0 a tu per tu con Giacomo Nava. Partita in totale controllo, nel finale però due pericoli di una certa consistenza. Sale in cattedra il portiere Gomis, prima su questa punizione a giro di Candido subentrato a Palma, subito dopo sulla fucilata dal limite di Montanari. Sospiro di sollievo, finisce così 1-0, senza retorica, una vittoria di inestimabile valore. Mamma mia, sì, oggi il risultato era più importante che la prestazione, quindi con le unghie e i denti abbiamo ottenuto un grande risultato e sono contento soprattutto per i ragazzi, oltre che per la città. Come dicevo oggi, arrivati a una certa età, si pensa pochissimo agli interessi personali, all'individualismo, si pensa molto di più a quello che è il bene un po' totale, un po' di tutti, e quindi io sono felice per questo risultato, anche se poi credo anche meritato. Gomis è un ragazzo straordinario, oltre che un bravissimo portiere, credo che sia un valore aggiunto sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico. Senza nulla togliere a Pacini, che si sta allenando benissimo, devo fare i complimenti, e a Lewandowski. Ci tengo molto a dire che Pacini si sta allenando benissimo. Fiordaliso Alessandro è un ragazzo secondo me molto bravo e molto diligente, ha sofferto inizialmente la fisicità di Volpe, poi con qualche accorgimento di postura è riuscito a contrastarlo benissimo e sono contento anche che ha fatto il secondo gol in campionato. Per un 99 non è poco.